Fashion Music TV. Eccoci qua, bentornato Luca. Luca, ciao. Colombo con noi, Fashion Music TV. Questo pomeriggio, questa sera, siamo in frequenza con la musica house. Parliamo di musica house, che ha avuto un sacco di influenze, giusto Luca? Parliamo di musica house globale, in effetti, perché comunque, nonostante vengano date sempre nuove terminologie o d'altro, sempre di house music si tratta, di diciamo, magari nascono sempre nuovi suoni, nuove idee, ma tutto nacque nell'85-86 e ancora lo stiamo vivendo con freschezza, proprio perché vi sono sempre nuove idee, nuovi pad, nuovi supporti, e soprattutto nuovi supporti che ora hanno anche riporti con quello che creò l'house music, perché ad esempio la nuova tech house, quella viene chiamata tech house, che invece io chiamo evoluzione in underground, oltre ad avere queste battute eccetera digitali, riprende molti suoni della vecchia house di Chicago, tipo la 303 Roland, esatto, l'Acid, oppure le percussioni della 808 e la 909, che fanno da grandissimo ponte e danno un grandissimo slancio alle tracce, come ad esempio questa, che è uscita alla fine di luglio, è il remix del pezzo che produssi io e Tony Loreto, Oh Yeah. Questo è il remix di Ricky Montanari e Davide Roberto per la Major Underground, la sottoetichetta della Sony Music. Perciò buon ascolto, Luca Colombo, Fashion Music TV, Mazzun Techno Lab. Dicevo prima dei legnetti, esatto. 909 forever, esatto. Non ci sarebbe stata neanche l'house senza questa macchina, giusto? Diciamo che sono quelle le macchine che hanno creato l'house, perché comunque prima vi era già il garage, vi erano già delle concezioni house, ma la vera house di Chicago nacque proprio con queste macchine, che ora danno di nuovo nuova linfa alle produzioni attuali, che comunque hanno invece dei pad e dei groove che invece prima non si aveva, quindi c'è questa commistione perfetta che, appunto, io invece di definire tech house, melodia, definisco sempre underground. Underground, vedi, la parola che nasce underground, spontanea. Esatto. Secondo me vale dal garage alla techno, tutto quello che è fatto con amore, passione e lavoro del suono è underground. Luca Colombo. Segreti dell'house, sono delle spigolature, piano piano vi sveleremo tutti i segreti, anche perché Luca li conosce tutti. Diciamo che i due ragazzacci, Davide Ruberto e Ricky Montanari, mi hanno trasformato la voce, che in origine era femminile, in maschile, e questa è la capienza, la storia e la passione. We'll be right back.
oggi sono sempre ripetitive e affascinano sempre anche i giovani. L'house nasce con questa ripetitività, giusto? Allora, innanzitutto secondo me le voci in un pezzo devono fare, sono come un suono, devono essere parte integrante, non una cosa staccata. La voce deve essere un suono. Sì, nell'house giustamente, come dici, ogni stesura bisogna collocarla nel modo giusto, anche perché la gente deve sognare. Oltre che prendere la battuta bisogna anche prendere il tono, ed è con questo che si riesce a lavorare in modo fluido. Difatti voi DJ che siete stati i precursori di questo genere avete subito capito che da Detroit era nata una tendenza che avrebbe sviluppato poi quello che sarebbe stato il modo di vivere di tutti i club del mondo. Esattamente, tra Chicago e Detroit e poi con l'apporto del New Jersey e New York, per quanto invece riguardava un giro più caldo, ma tutto ben fluido e intercambiabile. Si possono fare programmi che si va dal garage all'elettronica, mantenendo comunque una continuità, senza dover dare l'idea di stacco. Volevo chiederti adesso, l'house ha cambiato ancora giro, sta diventando un po' più elettronica, giusto? Beh, giustamente, io ho sempre amato l'elettronica, che comunque l'acid house l'amavo, ho sempre amato i Kraftwerk, quindi cioè, come amo la garage amo naturalmente l'elettronica, perché comunque con i nuovi suoni eccetera è infinita. Questa è un'altra produzione, anzi è quella che forse ha dato l'inizio alla nuova giostra. Questa è del 2019, mia e di Michele Cartello, si intitola Bass Dimension. Fu pubblicata su TR Record, l'etichetta di Maurizio Clemente, e poi licenziata dalla Jambalai in Germania, perché il pezzo girò molto lì, e devo dire grazie anche al supporto di Green Velvet che la suonò in diverse occasioni in Germania. Bass Dimension, Luca Colombo e Michele Cartello. Del club con questo disco veramente super. Cassa dritta. Fashion Music TV, Luca Colombo in console, Maggio Technolab. Vi raccomando, iscrivetevi alla pagina e mettete mi piace lasciando un commento. Super!
riproposto la prima traccia, ci arrangiamo e abbiamo trovato la traccia giusta. Perfetto. Loro sono Newty, nel gruppo tedesco Urban Clash. Questa è la nuova Tech House che usa appunto i nuovi suoni con aggiunta di tante 909 e 108 che la rinfrescano molto. Sì, mi piace molto con queste nuove che poi riprendono l'acid house. Vedete il basso? Tipico. Bello perché c'è la risposta, no? Qui siamo tra la techno, la tech house e la vecchia Detroit. Questo è il classico MP5 Colombo. Io ho messo, vedi, la maglietta di Flash Gordon. Della Clarence. Esatto. La MP5. Siamo d'attacco. Oggi io e Luca Colombo siamo d'attacco. Positive attack. Esatto. Questo è giusto appunto Revolution 909, ora 909. Come on. 2021. La vecchia 909. E quando eravamo giovani? Io usavo la 808. 808 e 909. Poi qualcuno mi ha detto: guarda che c'è questa macchinina qua, che è veramente super. 808 Chicago, 909 Detroit. Esatto. E ora di nuovo attualissime. Sembra una casualità, ma le macchine sono date lì. Salutiamo Mike Atom. Ciao Mike, che è in tournée. Presto lo vedrete ancora all'Amazon Technolab, anche perché ci sono grosse novità, nuovi pezzi. Special Music TV, Luca Colombo questo pomeriggio per voi, fino a questa notte, Super Sound. Il nostro regista oggi balla, vedi? È dietro il vetro che balla. Salutiamo la Francesca. Ciao Franci, che ci sta guardando.
Ladies and gentlemen, Luca Colombo in console. L'uomo vince sulla macchina. L'uomo vince sempre sulla macchina, anche perché qui c'è l'esperienza, c'è il Super Sound, Mazun Techno Lab, Fashion Music TV. Luca Colombo per voi. Questo è un lavoro fatto da me e Teo Lentini, un carissimo amico di Torino che conosco ormai da tantissimi anni, già dai tempi del Matmos, un po' come te Domingo, che da cliente appassionato è diventato DJ, produttore, ottimo produttore. Qui abbiamo remixato il pezzo di un DJ di Amsterdam, Renov Van Toledo, il pezzo è Secret Agent. La nostra versione si chiama License to Kill Mix e oltre a usare la 303-909, qui ci buttiamo anche il vecchio piano Chicago House. Super piano! Piano acid. Facciamo un saluto e ringraziamo Sergio Buio. Ciao Sergio, eccolo lì dietro le quinte. L'ultima volta che siamo stati al Matmos, io e Sergio, siamo tornati a casa, era tardi. As usual. Tiene un passo fantastico. Cosa sarebbe l'house senza questo piano acid? Attention please. Attack. Paura. Post 2010, lui e Jay Lumen
It's All About Me. Chapeau. Cashmere Remix, chi è sempre lui? Luca Colombo, oggi pomeriggio, questa sera terminerà il nostro set con questi fantastici Super House. Anche perché la storia si racconta così, con i dischi, giusto? Vola Luca, questa è la magia dei DJ che sanno fare questa musica e la sanno mettere nel modo giusto. È poesia, è arte, è al di là di qualsiasi cosa. Quando volete sognare in pista dovete ballare con la gente che ha fatto il clubbing. L'acid house a Londra nell'88, come un pericolo sociale. Questi infatti sono ritagli di estratti giornalistici e TV dei tempi in cui l'acid house veniva demonizzata, e siamo ancora qua. La storia non la ferma nessuno, eh. Possono scrivere quello che vogliono. Luca Colombo, Fashion Music TV, questa è la Mazzun Techno Lab. DJ. Ted Hines is the Sunday People's Acid House correspondent. He's one of many popular newspaper journalists who find it an irresistible story. You're now dealing with parties two or three every weekend in both London, Birmingham, Manchester. 2,000-3,000 kids at a time. Some newspapers have called acid house music a sinister and evil cult which lures young people into drug taking. Fantastica. Acid house music. Acid house music. What do you know
about acid house music? Rocket, I'm so dangerous, so beautiful, so fly. Come on. Siamo sul finale, ragazzi. Fashion Music TV oggi. Super ospite ancora con noi, Luca Colombo. Stringe, vi lascio con un pezzo della vecchia scuola. Questa è del 95, lo facciamo anche partire magari. Una collaborazione fra Danny Tenaglia e Deep Dish. Infatti il pezzo era NYDC, Up in This House. Ancora immortale e senza tempo. Questo disco lo dedico alla mia amica Letizia, che lei ama l'house, quella vera, è di Perugia. Salutiamo la Letizia. Salutiamo Letizia, allora a sto punto voglio salutare anche la mia favolosa compagna Francesca. Thank you, baby. Io vi lascio con Luca Colombo, con questo disco. La console è tutta tua. Alla prossima puntata di Fashion Music TV Mazun Technolab. Iscrivetevi alla pagina, mettete mi piace e sarete super. Sure, fatelo. Intanto, vabbè, mi sento in dovere di ringraziare per la squisita ospitalità Domingo e Sergio.
Fashion Bully naturalmente. Grazie, grazie. E vi ringrazio per l'attenzione prestata a voi di Fashion Music TV. Alla prossima. Luca Colomba. Luca Colombo. Colomba. Anche Colomba ci sta, comunque. Colombo. E MP5 Colombo. Ciao. Now look at the mess you done got yourself in. Look at it. Just exactly what are you gonna do? All right. Fashion Music TV.